Salve Svampinelli belli e benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi è l'ultimo video della Read and Share Christmas Challenge, la challenge organizzata da me, da Chantal, da Gabriella e da Giada. Chantal di Fairy With Abit Fit, Gabriella di Fangirl in Love with Books, Giada di Reading Can Save Us e Ileana di Oh Ma Che Ansia barra La Svamps. Ovviamente se state guardando questo video è perché avete guardato anche i video precedenti. E il video di oggi è praticamente una sorta di recap di tutta la challenge, di praticamente di tutte le foto che siamo riusciti a fare, dei libri che siamo riusciti a leggere, perché appunto, se vi ricordate il video iniziale, nel caso non ve lo ricordiate, ve lo lascio qui sotto nell'info box, avevamo lanciato, diciamo, 5 categorie, che erano praticamente 5 paletti da rispettare nella scelta delle nostre letture. Le mie scelte letterarie erano praticamente ricadute su Vicious di Victoria Schwab come libro che ci è stato regalato e che ancora non avevamo letto, visto che mi è stato regalato a Natale 2016. E per un libro con la lotta tra bene e male, Tower of Dawn di Sarah J. Maas, per un libro con la copertina dai colori freddi e per un libro molto discusso, diciamo che ha diviso le masse, e infine Magnus Chase e gli dei di Asgard, La nave degli scomparsi, per quanto riguarda, di Rick Riordan ovviamente, per quanto riguarda un libro con le diversità. Com'è andata questa reading chain? È andata male a tratti. Malissimo. Questo perché l'unico libro che sono riuscita a completare è stato Magnus Chase e gli dei di Asgard, perché appunto l'ho letto a inizio dicembre per la promozione del libro, per il blog tour, perché dovevo fare la recensione sul blog. Quindi diciamo c'è stata questa sorta di pressione psicologica che mi ha spinto a leggere il libro quanto più in fretta possibile, anche se non mi è piaciuto particolarmente. Di questo vi parlerò in maniera più approfondita nel wrap-up che andrà online la settimana prossima. Mentre per quanto riguarda Vicious, l'ho iniziato, ho letto le prime 3 pagine e poi non so perché, ma non mi prendeva. In realtà credo che, in realtà è proprio la Schwab che da aprile non mi prende più. A inizio anno ho letto The Savage Song, A Darker Shade of Magic and The Gathering of Shadows e mi sono piaciuti tantissimo. Quando è uscita Conjuring of Light l'ho comprato, però ero in un periodo veramente no e ho letto solo 50 pagine e poi l'ho abbandonato e da allora non riesco più a riprenderlo. Per Natale Chantal invece mi ha regalato Our Dark Duet, che è il continuo della dell'odologia di Savage Song. Spero di leggerlo nel 2018. Vicious tutti l'hanno decantato, l'hanno letto sia Gabriella che Chiara del Castello tra le Nuvole, perché è lei che quest'estate ha letto Vicious e ha detto che era bellissimo, era stupendo. Poi l'ha letto anche Gabriella, eppure io dopo 2 pagine non riuscivo più ad andare avanti. Quindi diciamo che per il momento ho deciso di mettere un freno alla Schwab, nonostante Chiara mi abbia fatto venire voglia di comprare un'altra saga della Schwab, che vabbè, penso che non comprerò perché questi soldi me li risparmio. Cercherò di smaltire prima i libri della Schwab che ho adesso e poi magari comprerò gli altri. Per quanto riguarda invece Tower of Dawn, se no, anche di questo vi ho parlato praticamente nel wrap-up di dicembre che ho già girato, ma che uscirà la settimana prossima, ve lo mostro perché Tower of Dawn praticamente è, io ho il segnalibro qui, a pagina 224. Non sono riuscita a finirlo, sono quasi 700 pagine, è un bel mattonazzo. Soprattutto perché le prime 50 pagine sono insostenibili, le altre 40 pagine iniziano a farsi sopportabili, ma la trama non prende vita. Da pagina 100 in poi inizia un po', a delinearsi quello che succederà. E il problema è che per almeno due o tre cose riusciamo a capire dove andremo a parare. In molti hanno detto che questo è un libro bellissimo nonostante tutti odino Cowell, quindi io ho grandi aspettative perché era partito come la ciofeca più annunciata dell'anno. Però, visto che molti hanno detto questo libro è bellissimo, nonostante le numerose remore che io sto remore, ritrosie, nonostante tutti i sangui amari che mi sta facendo fare la Maas con i suoi libri, spero che mi piaccia veramente tanto. Cioè, ho veramente grande fiducia perché sono passata dall'odiarlo completamente a quella fase in cui che cazzo è piaciuto a tutti voi, di che mo non piace a me. E non mi piacerà, magari succederà che non mi piacerà, però appunto non sono riuscita a finirlo e questa cosa mi fa dispiacere veramente tanto. Il problema è che ho letto veramente poco in questo mese di dicembre.
E anche nei primi giorni di gennaio, essendoci le feste in mezzo, casa mia diventa praticamente invivibile. È impossibile stare a rilassarsi sul divano, a leggere. Comunque ho lavorato quasi sempre, quindi non ho avuto mai il tempo di mettermi a leggere quelle 200-300 pagine come faccio di solito quando ho il tempo libero. Tempo libero ne ho solamente la sera. Purtroppo non riesco più a leggere di sera perché mi addormento dopo 5 pagine. Quindi preferisco guardare la TV e non guardo neanche le serie TV perché mi addormento pure mentre guardo quelle, quindi faccio zapping fino a che non mi addormento col telecomando in mano come i bravi bambini. Quindi ho, diciamo, smesso di leggere la sera. Se io mi metto a letto per le 8:39, molto spesso ce la faccio, riesco a leggere mezz'ora, a volte quasi un'ora, perché poi dalle 10 meno un quarto 10 mi parte l'abbiocco. Buonanotte ai suonatori, e quindi non riesco più a stare sveglia. Purtroppo, ultimamente non riesco più ad andare a dormire presto, ad andare a Purtroppo ultimamente non riesco più ad andare a dormire presto come prima, e quindi questa cosa ha penalizzato tantissimo la mia lettura perché non riesco a mettermi a letto presto, di conseguenza non leggo più come prima. Cioè io leggo tantissimo la mattina, a pranzo, il pomeriggio, ma la sera croce nera. Avendo tutto il giorno occupato e tranne la pausa pranzo, ovviamente il numero di pagine che io leggo è molto calato, cioè è inferiore rispetto a prima. Quindi è per questo che non ho completato la mia reading challenge ed è per questo che io non faccio reading challenge o TBR, perché ogni volta che ne programmo una mi va tutto a puttane, poi o leggo altre cose oppure abbandono totalmente quello che stavo leggendo e smetto proprio di leggere. Quindi è stata un'esperienza figa perché ho dovuto girare dei video che magari non avevo scelto io, nel senso che è stato interessante fare dei video un po' diversi dalla mia comfort zone, girare un video a casa di Chantal con le ragazze, poterle rivedere, la vostra interazione, magari chi era nuovo che non mi conosceva ed è arrivato sul canale e mi ha fatto tanti complimenti. Questa è la cosa più bella di questa reading challenge. Credo che non fosse tanto il quantitativo di pagine in sé da dover leggere, ma potervi conoscere, entrare in contatto con persone nuove, non lo so, questo mi ha reso veramente, veramente contenta. Spero che comunque a voi questa iniziativa sia piaciuta. Non è detto che magari non verrà ripresa in primavera, potremo farlo a cadenza, diciamo, stagionale, quindi read and share, spring challenge e poi rifare quella della summer. Sarebbe una proposta interessante, lo dirò alle ragazze, speriamo che approvino, insomma. Oggi però, come non ho il maglione natalizio perché le feste sono finite, quindi oggi che l'Epifania, tutte le feste si porta via, niente maglione natalizio. Mi sarei dovuto mettere un maglione con una befana sopra, ma siccome non ce l'ho e non trovo neanche le mie calze della befana, perché chissà dove le avrò messe quando ho pulito questa soffitta di Cenerentola, ma dovrò farle uscire perché comunque dovrò fare la calza a fratello e fidanzato, perché sono io la befana di casa. Quindi vi beccate semplicemente l'abbigliamento da morta funerea con questo bel pallore babbo. Niente, ho parlato già abbastanza. Doveva essere un breve ricap su quello che era stato questa reading chain. No, su quello che era stato praticamente questa reading challenge per me. E invece no, finisco a parlare di cose senza senso, annoiandovi. Quindi direi che è stato bellissimo partecipare a questa challenge con voi, vedere tutte le foto, mettervi mi piace, essere taggata in tutte le vostre creazioni artistiche, vedere la vostra partecipazione. Non lo so, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. E molti di voi hanno fatto delle foto bellissime. Io non sempre sono riuscita nel mio intento. Però vabbè, pazienza. Detto questo, ovviamente ci sarà l'estrazione del vincitore di questo giveaway, perché appunto avevamo messo in palio la possibilità di vincere un libro che noi vi regalavamo, un libro a vostra scelta. E è molto probabile che l'estrazione del vincitore avvenga in una live. Ancora non abbiamo, diciamo, organizzato, cioè quindi la modalità dovrebbe essere la live, però ancora non abbiamo deciso né a che ora né sul canale di chi, ma ovviamente appunto come vi dicevo prima ve lo notificheremo. L'unica cosa che voglio dirvi però è quella di ricordarvi di rispettare tutte le regole. Oggi è l'ultimo giorno, però
dovete almeno aver seguito tutte noi sui social, essere iscritti ai canali, aver scritto partecipo ai quattro video iniziali, di aver fatto almeno qualche foto, di averci taggato. Quindi cercate di rispettare tutte le regole, così potete essere inseriti all'interno della lista poi delle persone che verranno estratte nella live. E quindi mi raccomando, perché controlliamo, perché io sono quella inquietante che dice: ragazzi, vi controlliamo! Per il momento vi ringrazio per aver guardato il video fino ad adesso, per aver partecipato alla Reading Challenge. Lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale e se vi va attivate la campanella. Arrivederci nel prossimo video, magari nella prossima Reading Challenge, chi lo sa, se vi va di partecipare. Io vi mando un bacio, ciao ragazzi!